È sempre un'estate calda perché c'è sempre una sfida che va vinta tra Sky e stavolta Amazon, che già 2 anni fa hanno battagliato, però non per queste due serie di quest'anno che sono House of the Dragon e The Boys, ma House of the Dragon e dall'altro lato c'era Rings of Power. Quest'anno tocca a The Boys cercare di togliere lo scettro d'estate a Sky, però per il momento, stando a quelli che sono i voti, quelli che sono i punti che stanno portando a casa le due serie, sembra che Sky stia riuscendo a conquistare molto di più l'audience estiva, perché House of the Dragon, è inutile che ce lo diciamo, sta continuando ad attirare attenzione e soprattutto tutti quanti non vediamo l'ora di sapere questa danza dei draghi, come finirà e come si ricongiungerà tutta questa vicenda a quello che è stato il fenomeno che per anni ci ha accompagnato, ossia Game of Thrones. Stasera, per parlare di House of the Dragon e per andare più a fondo su quelle che sono le tematiche riguardanti quella che è appunto la danza dei draghi, questa guerra civile che sta per scatenarsi e che già un po' si sta scatenando sulle reti di Sky. Ho un parterre d'eccezione, come sempre, a Pop Talk, perché io non posso farmi mancare quelli che sono i nomi caldi del momento, anche se l'estate non sarebbe proprio l'ideale da collegare al caldo. E quindi, innanzitutto, porto qui con me un habitué di questo salotto che è Sara Pillitu. Sara, ben ritrovata. Quando si parla di Sky, Sara deve sempre stare qui con noi a rispondere a tutte le mie domande cattivissime. Ma super volentieri, come sempre. Ciao a Super. tutti e a tutte. Ciao Sara, super volentieri. Sara che però ci ha fatto questo scherzone perché l'ultima volta che era venuta qui da noi aveva un ruolo che era quello di programming manager di Sky Atlantic, adesso invece Sara torna con il ruolo di editorial manager di Sky Atlantic, Series e Kids, quindi proprio per non farsi mancare nulla, House of the Dragon lo facciamo anche per i kids adesso, quindi Sky sta già preparando, lo possiamo spoilerare, sta preparando una versione kids di House of the Dragon. No, non è vero, però era bella come idea. Io te l'ho buttata lì, poi vedi tu con Sky con chi devi Poi ti parlare. diamo i tuoi crediti, ovviamente, Mario. Grazie, grazie, Credito. io prendo anche poco come sceneggiatore, quindi quando volete io sono a disposizione. Secondo ospite che mi accompagnerà, come sono solito fare, mi lascio sempre accompagnare da un collega che può aiutarmi a fare le domande, quelle cattive, quelle difficili, Federico Vascotto, che è qui con noi, nonostante è in diretta dal Festival di Benevento, quindi hai fatto questo incredibile salto carpiato da Benevento a Pop Talk. Grazie Federico. Grazie a te dell'invito, un piacere essere qui. Per House of the E Dragon, concludo. questo e altro. Ma infatti, bravo, diciamolo, diciamolo, con tutto il rispetto per Benevento, ma per House of the Dragon questo ed altro bisogna essere pronti. E noi siamo pronti perché qui abbiamo deciso di mettere in piedi un po' la danza dei draghi, quindi vedere un po' quale delle due fazioni poteva essere utile e soprattutto quale, per quale ci schiereremo, perché poi voglio vedere Sara e Federico per chi si schiereranno e quindi collegati insieme direttamente da Brescia, non diciamo per cosa, se vorranno lo diranno loro. Abbiamo Giulia Franceschetti e Riccardo Suarez che non hanno bisogno di presentazioni, ma le possiamo fare eventualmente per completezza. Giulia Franceschetti che doppia la regina Rhaenyra Targaryen nella versione adulta, chiaramente. Ho anche un bel aneddoto su questa cosa che dopo adesso racconto. E poi abbiamo Riccardo Suarez che rappresenta dall'altro lato quella che è l'altra fazione. La chat già sta esplodendo, Riccardo, di a tutti di trattenersi, se no qua non ne usciamo, abbiamo dei problemi. Devo così. Non sapevo che non dovevo dire di venire a Riccardo, mi ruba la scena. Ma tutti sappiamo che sono il re favorito. Ha una fan base allucinante. Eccolo, è già scatenato, quindi Grandissimo, ecco, Riccardo. grandissimo. Usurpatore, Riccardo, usurpatore. Caspita, qui No, arrivano no, no. già offese, offese pesanti, offese pesanti. Quindi Riccardo Suarez che doppia Aegon secondo Targaryen, quindi la sfida qui è Detto accesissima. re, certo. Hai detto re? Sì, Ufficialmente incoronato, se tu lo voglia o ufficialmente, no. Ufficialmente è Quella può così. essere certa. Sì, ma Tu lo sei quella siete, ufficiosa, eh? Io esatto, sì, siete sono pari ruolo. quella. Pari ruolo a livello L'usurpatore lo può nobiliare, direi che. No, tra l'altro, l'aneddoto, Federico, devi sapere questa cosa, che 2 anni fa, quando uscì la prima stagione di House of the Dragon, io avevo già invitato Giulia in diretta qui a Pop Talk, ma siccome io avevo visto in anteprima un po' di episodi, sapevo già un po' come sarebbe andata avanti la situazione. Però avevo beccato Giulia quando ancora Rhaenyra non era diventata adulta, quindi il doppiaggio era di Camilla Murri, perché era nella versione giovane.
E Giulia, in grande serenità, mi ha detto: probabilmente sei più tu di me, perché io non so ancora che cosa sta succedendo. E quindi ho alzato le mani e ho detto: hai ragione, ho effettivamente accelerato i tempi, anticipato i tempi. È un errore e che dopo faccio. Un anno, eccoci qui. Dopo due anni, mi sa. Due anni. Sì, dopo due anni. Questi maledetti salti temporali. Capito? Dopo due anni la ritrovo regina. Quindi l'avevo lasciata che non sapeva nemmeno cosa sarebbe successo e la ritrovo regina. Ho detto regina, Riccardo, sì, ho detto regina. Regina. Mario, mentre Riccardo invece ha doppiato tutto tondo il personaggio di Egon. Sì, sì, non l'ha mancato di un giorno, guarda, proprio sono cresciuti insieme. Non c'è una parte in cui è più piccolo, perché comunque lui la prima volta che appare era il figlio di Tennant, no? Ty Tennant. Esatto. L'hai fatto proprio tutto in questi anni, sempre? Tutti e due gli attori, perché Ty Tennant... L'ha fatto sempre lui, anche da... Sì, sia da adulto che da giovane, sì. Ty Tennant, che l'ha fatto da ragazzino, l'avevo già doppiato. E poi quando c'è stato il cambio a Tom, il direttore ha ritenuto che, insomma, alla fine andasse bene comunque come match vocale, quindi sono rimasto. E invece faccio la vecchia. Ma oddio, la vecchia, abbi pazienza! La Murri da vecchia. Sì, ma insomma, vecchia. A parte che è tipo del 92, quindi c'ha due anni in meno di me, quindi io andrei un attimo calmo con l'età. Andiamo calmi con le parole. Chi è del 92? L'attrice, mi sembra che è del 92. Sì. No, pensavo io, no, sono del 92. No, per carità, non avrei mai usato. Non mi sarei mai permesso. 93. Non so se si può dire, però, eh. Qui partono le scaramucce. Allora, visto che siete già in vena di battaglia, io prendo questo assist che mi è stato fornito da Sara, quindi io non mi prendo responsabilità di Sky, totalmente responsabilità di Sky. Dalla chat c'è chi dice io sono dell'87, figuriamoci, quindi non offendiamo troppo le età, perché sennò qua finisce male. Non voglio sapere, Sara e Federico, molto calmi, molto calmi. Allora, Sky si prende la responsabilità di questa domanda. Io vorrei sapere da Giulia e da Riccardo, anzi facciamola bene. Giulia, potresti dirmi per quale motivo Riccardo, sia Riccardo Suarez come persona, ma sia il re Aegon II Targaryen, potrebbe meritare di essere re? E Riccardo, potresti dirmi le stesse cose della persona, dell'attrice Giulia Franceschetti, ma anche della regina Rhaenyra Targaryen? Ma la seconda domanda non... Allora, baci molto piano con Aegon, il legittimo re. Il personaggio è difficile. Cioè, no, è una domanda complicata. No, ti sbagli completamente. No. Se vuoi ti risuggerisco io. No, non mi devi suggerire tu, perché tanto vai a favore del tuo personaggio. Anche io posso suggerirti sul mio, perdonami, caro. Che qua non vedo nessuna motivazione per allora, questo personaggio. Per persona Riccardo, un buon re... Perché secondo me è una persona molto sensibile, molto empatica e che si adatta. E quindi secondo me è uno che riuscirebbe a capire e riesce a capire le varie situazioni e quindi da un punto di vista relazionale, vado molto sul sentimentale, perdonatemi, però da quel punto di vista secondo me Riccardo... tanta roba. Poi se deve organizzare qualcosa lasciate perdere, perché se deve dire andiamo ad Approdo del Re ad ammazzare tutti quanti, no, perché poi lui si dimentica, ok? Fa mi dimentico la spada a casa. Sì, fa due più due e già pensa a un'altra cosa. Sì. Però su tutto il resto, su... E le cose belle comunque. Esatto, sì. Diciamo le cose belle, Giulia. Quelle che ho detto. Che da un punto di vista... di empatia, di sensibilità, secondo me Riccardo sta una spanna sopra agli esseri umani normali. Ah, agli esseri umani, quindi anche a Aegon II. E Aegon? Aegon non c'entra niente con tutto quello che ho detto. Aegon perché dovrebbe... Forse essere? Non si dimentica la spada a casa, vogliamo dire che sarebbe un buon re rispetto a Riccardo perché non si dimenticherebbe la spada a casa. Secondo me si dimentica pure la spada a casa, pure Aegon. Dici? Sì, penso, magari allora ha bevuto troppo. Allora, magari ha bevuto troppo. Allora, Giulia sicuramente, allora Giulia è una persona molto, non mi piace questo termine perché è un po' maschilista in realtà, però noi tendiamo a dire cazzuta, ma a me piacerebbe dire con le ovaie, si può dire così, non lo so. Ovaiuta. Ovaiuta, troviamo un modo femminile, visto poi sta serie,
con questi, io sono, dovete sapere che io sono un profondo femminista, cioè proprio non ce la posso fare, ma anche un po' mio malgrado, cioè io comunque finisco sempre per tifare per i personaggi femminili. Vedi che poi conferma quello che dico? E questa serie per me è proprio un, è il mio spot debole, cioè sono due personaggi fichissimi, uno più bello dell'altro, femminili, poi due forze molto diverse, no? Io devo dire, sono molto fan di Alicent, mi piace proprio tanto. Ah, tua sì. Mamma, anche la tua io. Mamma. Anche tanto. Io amo mio padre e mia madre, esatto. Cioè, nel senso. E, Giulia, appunto, è una decisa, una forte che non te le manda a dire, poi sarebbe una che, insomma, una regina molto... molto, molto strong, diciamo, secondo me. Poi devo dire che ha anche un bel gusto estetico, quindi secondo me a palazzo si starebbe bene. Delle feste piacevoli, divertenti, sa divertirsi, ma io direi che ci può stare. Allora, Rhaenyra, pur essendo la illegittima regina al trono, perché comunque lo sappiamo tutti che... ragazzi, io devo fare... Dici, la Federico, parte. Dici! No, allora... No, non illegittimo, insomma, è il contrario, nel senso, guarda, poi... Chi è l'illegittimo, no, qua? No, diciamola. No, vi state sbagliando tutti. Stai sbagliando tutti. Viserys è stato chiarissimo. Viserys con la sua profezia è stato chiarissimo. Alicent ha capito tutto. Allora, so che mamma bella te l'ha raccontata così, però, Dio mio, non... Pure mia madre dice che sono bellissima e bravissima. Va bene, e quindi, no, diciamo che Rhaenyra, beh, allora, prima di tutto è una fica, incredibile, ma proprio come, cioè, è potentissima, è un personaggio incredibile, poi una cioè, a me piace proprio il personaggio dal punto di vista emotivo, poi vogliamo parlare che per la prima volta è stata rappresentata, ecco, finisco sempre per fare questi discorsi da Social Justice Warrior, è stata rappresentata una donna che perde un figlio ma non impazzisce e magari, che ne so, cioè non è lei ad ammazzare, vabbè, non è lei a... occhio a cosa parla. Cioè, cosa dico? Magari qualcuno non ha visto il secondo episodio. Ma non è lei che impazzisce, ma, insomma, altre persone per altre lei persone. Impazziscono. Spoiler alert! Esatto. No, vabbè, la seconda... Non spoiler, la seconda si andate, può dire. Andate lì, sì. Okay. Sì, la seconda è uscita lunedì, quindi, insomma... Diciamo che la prima l'hanno vista, no? Io ho apprezzato tanto, perché troppe volte, anche molto di recente, abbiamo visto personaggi femminili... poi alla fine persi in un bicchiere d'acqua nel discorso della madre pazza perché i figli morti, cioè insomma è un discorso trito e ritrito che è anche sensato, capisco il dramma di perdere un figlio che ti porta alla pazzia, però i drammi uterini secondo me sono anche un po', dai, possiamo andare oltre come tipo di narrazione, no? Una narrazione un po' inedita questa, mi è piaciuto tanto, un dolore molto... adulto, sincero, e che una regina che si vede che saprebbe soprattutto contenere le sue, come si dice, i suoi rammarichi personali per il bene del suo popolo, e poi è sicuramente una degna erede della stirpe Targaryen. Niente, l'ho venduta bene. Esatto. Adesso l'hai venduta, devo tornare nella mia parte. Aegon è il vero re. Comunque, se non fosse che c'ha Daemon cavallo pazzo accanto, esatto. C'è un po' a tenere mamma le fila, mia. Poverina, mamma c'è un po' di difficoltà. Mamma però, mia, vabbè. Che fastidio, che l'odio. Beh, ma tra l'altro, se posso, cioè... Vai, Federico. Oltre a, appunto, quello che succede in questi primi due episodi, io ricorderei il finale della scorsa stagione in cui Rhaenyra ha... perso un altro figlio, voglio dire, letteralmente abbiamo visto tutto il processo e lei l'ha vissuto da sola, ha voluto fare tutto da sola. Penso che per te, Giulia, sia stato, insomma, un po', come dire, quando hai visto cos'è la scena che dovevi doppiare, penso che un po' hai detto, Dio aiutami, no, non lo ma so. Lo sai che invece le scene che più mi hanno, che più mi, però questo è a livello personale poi ovviamente, Poi io non sono mamma, quindi certi dolori li puoi comprendere, li puoi vivere come attrice. Certo, però, per esempio, certo. A me le scene che più... Allora, lì fanno e ammazzano figli come se non ci fosse un domani. Siamo tutti d'accordo? Sì, assolutamente. Figli, assolutamente. E gliene ammazzano cinque. I figli stanno lì un po', sì, un po' così per essere ammazzati, questo stiamo dicendo. Va bene, un'energia di scambio del dolore. Vabbè. Ma invece le scene quelle un po' più che a me mi segnano di più sono le prime scene quando lei praticamente entra in scena partorendo. È vero. Cioè, la prima scena entra e siete lei che partorisce, questo si sentono tutti i rumori di questa cosa. Là è già
io quella mi so più, più mi ha più toccato quella scena che tutto. Dici, il resto. Ma non mi potevano far entrare in scena con un bel, insomma, entrata a corte, no? Insomma, ecco, il figlio già morto. Però senso, poi era un rimando, dai, era anche una sorta di citazione a quella frase che gli viene detta da, no? Che il campo di battaglia per le donne è proprio quando devono partorire, all'inizio della prima stagione, se non sbaglio, gli è stato Sua detto questa madre, sì. da sua madre. Esatto. Eh sì, da sua madre, che pace all'anima sua, sappiamo pure lei. Diciamo un destino che in qualche modo, cioè a me è piaciuta tantissimo questa cosa, è come se la narrazione proprio spingesse per far vedere quanto lei si, anche dal cuore, lei si ribella anche al suo ruolo che gli viene imposto un po', diciamo, no? Da tutte le circostanze, quindi a me è piaciuta tantissimo questa cosa. Invece per quanto riguarda la perdita del figlio, posso dire che completamente in modo inaspettato, io pensavo che, cioè io sono convinto di una cosa a livello interpretativo, che un attore, per quanto possa viaggiare di fantasia, comunque deve attingere sempre alle cose personali, a livello proprio di, non che devi pensare ai tuoi drammi quando recita, perché sennò ti blocchi, ti metti a piangere e non riesci a fare niente, però che se una cosa non l'hai vissuta sarà sicuramente più difficile, perché non la capisci appieno. Sì. Però vi posso dire che non so in che modo ho trovato una connessione con questa situazione, probabilmente ho pensato più. Forse ho collegato più a una cosa fraterna, una cosa che comunque non è la stessa cosa, però ho provato una sofferenza molto intensa e alla fine per la recitazione diciamo che vale uguale, insomma non è che una sofferenza vale meno dell'altra, quindi diciamo che quando poi ho interpretato quella cosa vi posso dire che ho proprio pianto di dolore, cioè mi ricordo che è stato molto catartico, è bello recitare queste cose perché ti fanno sfogare delle emozioni che nella vita ci distruggerebbero. Invece per pochi secondi sono anche catartica, mi piace usare questa parola. Quindi è stato molto intenso. Io quando ho fatto quella scena in cui lui urla disperato. Parentesi, Riccardo, scusa Mario se posso, Certo. perché è un figlio per un figlio, ricordiamoci, e quindi Damon manda due brutti ceffi con l'intenzione in realtà di uccidere tuo fratello, ma uccidono tuo figlio in culla. Esatto. Effettivamente a me è piaciuta tantissimo due scene, sia quando Egon ha la reazione violenta, ma la scena che invece mi è piaciuta di più è quando invece va nella stanza di Alicent, Alicent lo trova in lacrime, che l'attende, è bellissima quella scena, che Sì, ti fa sì, vedere sì. anche tutta la sua fragilità che davanti alla corte non può mostrare. Certo. Molto bello. È molto No, una bello, cosa peraltro. che... Scusa Riccardo, vai pure. No, vabbè, era una cosa piccolissima. Ho detto, peraltro, poi lì è tutto un mostrarti anche. Adesso niente, devo remarmi contro per forza. L'inadeguatezza di Aegon, no? Cioè, lui non riesce neanche a controllarsi di fronte agli altri. Invece, Alicent, per esempio, che probabilmente sarebbe una regnante migliore di lui, fa di È tutto. che donna, Ricca, è perché Che donna. donna, ragazzi, è un personaggio incredibile. Io lo amo, Però, veramente. ragazzi, questa. No, però non ho paura di dire cose. Basta. No, Vai, dimmi la tua domanda. però c'è quella bellissima frase lì in quella scena del consiglio in cui lui impazzisce, che dice: basta parlare di strategie, io voglio versare sangue, non inchiostro, smettetela di dire che Sia, devo mandare bellissimo. Che lettere, poesia. corvi. È una frase bellissima che riassume la reazione diversa che hanno due genitori che hanno rispettivamente perso un figlio. Beh, questo si poteva Sì. dire perché abbiamo detto che il primo episodio è dato per... Quindi, insomma, Lo possiamo è dire. quello su questo che si concentra questo inizio di stagione, nel farci vedere la reazione diversa di due più o meno legittimi, illegittimi eredi al trono alla perdita la perdita peggiore che un genitore, insomma, può avere. No, invece una cosa su cui mi faceva piacere soffermarmi un attimo è che entrambi, sia Giulia che Riccardo, quest'anno hanno dato voce a una serie che ha fatto veramente il panico tra i giovani e non solo. Riccardo, tra l'altro, a Casale Monferrato hai riempito un teatro, se non sbaglio, un mesetto fa circa. Io non sono riuscito a fare un salto per vedere com'era la situazione perché è stato micidiale, però sto parlando chiaramente di Hazbin Hotel. E siete riusciti,
voi mi direte, è una considerazione molto banale, molto sciocca, però è sempre bello farlo per chi magari non è addentro a quello che è il vostro mestiere e quello che voi fate. Però riuscite a passare da una serie così tanto sopra le righe, che è stata Hazbin Hotel, a un qualcosa di così sentito, di così potente emotivamente come House of the Dragon, che adesso mi stavo anche impappinando. Quindi c'è un lavoro intensissimo poi per spogliarsi di alcune vesti e andare a indossarne delle altre, anche perché soprattutto il tuo, Riccardo, è un personaggio, Angel, molto, molto, molto sopra le righe. È vero che anche il re qui non è che si mantiene molto tranquillo e sereno, però non arriva a quei livelli lì. Quindi a me piace andare a sottolineare questa grande differenza poi che intercorre tra i vari ruoli che dovete interpretare. Diciamo che, grazie, è vero, io, con mio grande stupore di teatri ne abbiamo riempiti, devo dire, sono sconvolto, cioè ogni volta, perché poi ti metti sempre in dubbio, no? Dici, ogni volta che ricapita un evento, dici, vabbè, dai, si saranno rotti le scatole. No, invece... E invece no, perché c'è sempre quella persona che magari non è venuta all'altro evento, oppure che è venuta all'altro evento e si vuole vedere anche questo, perché è così appassionata e vuole sentire il lavoro che c'è stato dietro, e questo è emozionante, è un ringraziamento che ci fa il pubblico nei confronti di quello del lavoro che abbiamo svolto. E se posso spendere due parole per quanto riguarda quello che hai detto, che è molto interessante, è che è vero che sono due registri di recitazione molto diversi, perché uno è molto sopra le righe, molto carico, no? E l'altro invece è vero, cioè stiamo parlando proprio di recitazione vera, proprio vero è una parola che non mi piace, perché vero è vero quel che è vero, cioè se ci credi è vero. C'è un prodotto, però animato, è un prodotto umano, più, già di per sé. Diciamo più verosimile, questo mi piace di più, cioè che vedi più tutti i giorni il modo di parlare delle persone comunque che ti circondano. Però, secondo me, segreto per non fare le cose sopra le righe macchiettistiche è proprio di creare un patto narrativo con lo spettatore, per il quale quello che stanno guardando è assolutamente credibile. Quindi noi in Hazbin quello che abbiamo fatto è di trattarlo esattamente come stiamo doppiando noi al momento House of the Dragon. Non pensiate che ci sia stata differenza da un punto di vista di attorialità. Cioè io, e penso tutti, ci mettiamo davanti a questa lavorazione, capiamo il personaggio, ci connettiamo, e per quanto mi riguarda ho connesso con Angel tanto quanto ho connesso con Aegon, con semplicemente la consapevolezza che il registro di narrazione, di comunicazione era un po' più carico, ma questo non vuol dire niente, perché anche nella vita di tutti i giorni, se tu vai al sud le persone parlano con un registro di comunicazione più carico, invece al nord è un po' più freddo. Cioè la comunicazione, non c'è la comunicazione falsa e quella vera, esiste quella in cui credi e quella in cui non credi. Cioè se tu ci credi, allora le persone ci credono. Questo è un motivo per cui potrebbe essere un buon re Riccardo. È vero, è vero. Questi due minuti di di live. Giulia, non so se anche tu vuoi aggiungere qualcosa su questa cosa, altrimenti io passerei a Federico, che magari se ha qualche altra domanda per voi, perché tra 6 minuti vi dobbiamo abbandonare. Li dobbiamo salutare. Volevo chiedervi questo. In realtà, un po' anche per quello che avete detto finora, Angel Dust e Aegon da una parte, Aegon secondo, e Vaghi e Rhaenyra, però forse non sono così diverse, registro, insomma, drammatico, tragicomico a parte. Secondo me se no. Ci vogliamo pensare un attimo, perché abbiamo un folle traumatizzato da una parte e una che in realtà è quella che alla fine della giostra risolve le situazioni, no? Anche da una parte con la fidanzata. La pragmatica con le palle. È la pragmatica con le ovaie, che anche, come dire, no, da una parte deve risolvere, e lei alla fine che sotto sotto, no, fa calmare la fidanzata, gestisce l'hotel, no, cioè la fa gestire l'hotel. Dall'altra abbiamo Rhaenyra che deve gestire un palazzo, quindi siamo, ecco, ditemi un po' se, insomma, che ne pensate. Sono d'accordissimo, lo stavo per dire, secondo me sì, sono d'accordissimo. A livello di specularità proprio per i personaggi, io infatti quando alla riflessione che aveva fatto Mario volevo rispondere così, che al di là del prodotto che è ovviamente agli occhi di tutti molto diverso, però se io entro nello specifico e dico quello che sto mettendo io che ho messo e che sto mettendo io in quel prodotto, in questo prodotto qua che è House of the Dragon, non sono molto lontane
l'impegno è sempre quello, ovviamente, perché poi questa cosa che l'animazione deve finire. Si pensi che sia una cosa trattata discorso. Così, assolutamente no. Facciamola passare. Ma, è proprio asino la... Esatto, ma le ovaie sono le stesse, la pragmaticità, la presenza, la forza, quello che ho messo in Asbin lo sto mettendo, non voglio troppo banalizzare, però per far capire, però quello che ho messo in Asbin con Buggy lo sto mettendo con Rhaenyra in House of the Dragon, secondo me, o comunque, cioè, il personaggio di Rhaenyra mi porta comunque a fare un po' il lavoro che ho fatto con Buggy, secondo me. Diciamo, per quanto mi riguarda, sono due personaggi che hanno delle similitudini sicuramente, perché sono molto eccentrici tutti e due, cioè mi viene in mente anche solo Aegon, come entra nella stanza, lui sente il padrone di tutto e vive tutto, lui si sente soprattutto, non gliene frega niente. Diciamo che semplicemente quello che cambia di più è il gaze che ci viene dato su di loro, lo sguardo. Quello su Aegon, che da attore devi mettere tutto da parte, è uno sguardo molto giudizioso, per questo mi piace poi, quando ne parlo, di prendere le sue parti, perché comunque lo interpreto, quindi per forza di cose un po' ci devo credere. E io un po' ci credo, perché secondo me Aegon ha tanti lati positivi, è solo nel posto un po' sbagliato, ma infatti neanche lui lo voleva. Cioè non è stupido Aegon, lui non voleva regnare. Quello che dice, io mi ricordo c'è questa scena sentitissima, io per me è stata, me la ricordo ancora come se fosse ieri, quando a suo fratello, mentre lui cerca di portarlo per farlo incoronare, gli dice: ti prego, me ne vado, non sentirai mai più di me, di che sono morto, cioè, di che sono scappato, io non mi ricordo, però quello che è disperato, gli dice: io non sono fatto per regnare, gli dice così. Quindi ecco, non è stupido, solo che è un po' ignorante, perché lui non si è mai preparato per essere re, non gliene fregava niente, noi l'abbiamo visto. Nelle terribili mani di suo nonno. Sì, con la madre che lo... Con la madre e il nonno, che sì. Che lo sbeffeggiava, gli diceva smettila, devi essere re. E nelle mani degli altri, se vogliamo, anche il infatti fratello. Infatti nelle mani degli altri. Guarda, la cosa che è molto difficile è non... Come si dice? È sempre cercare di rimanere nella mentalità che non, di non giudicarlo, perché è un personaggio che dalla serie viene visto un po', come si dice, proprio lo sguardo della serie è un po' negativo su di lui. Quando sono stato all'evento di... perché Sky mi ha invitato all'evento di House of the Dragon a Milano, e è stata una bellissima situazione, così. Però, dato che comunque abbiamo giocato un po' con il pubblico, parlavamo, loro ci rispondevano, vabbè, tutti team neri, ovviamente. Era la domanda che avrei fatto dopo. Team neri o team verdi? Esatto, era molto difficile continuare a cercare di difendere il mio personaggio, però penso di un pochino riuscirci, dai, qualche lato positivo c'è. No, ma c'è, è davvero... Ma ce n'ha più di una. Ma ce n'ha più di uno, ma si capisce in realtà proprio in questi episodi in cui lo vediamo effettivamente regnare, cioè... Ma Federico, io sono convinto che Aegon è un buono, cioè in realtà Aegon, a parte il suo lato un po' viscidino che abbiamo visto in certe situazioni, comunque, però quello dai, su House of the Dragon, su Game of Thrones in generale, il lato viscidino... Il psycho, il sangue che però Aegon è... In realtà vuole fare la cosa giusta, lui ci prova tante... Cioè a me la scena che mi ha segnato di più è quando arriva il pastore. Lui non ci pensa un attimo, mi dice, mi dai ma le infatti pecche. Quando hai detto un uomo del popolo, io sono proprio... Io penso che un uomo del popolo, lui potrebbe veramente rappresentare le persone comuni invece di tutti questi vecchiati nella sala che parlano dei loro intrighi. E lui dice, vabbè, ma a me che cosa me ne frega, ridategli le pecore, cioè... Non... e dategliele tutte, capito? Non dategliele una, risolviamo il monte sto problema. A me delle vostre battaglie interne non me ne frega niente, cioè, capito? Un po' questo è il pensiero che fa Aegon. Aegon è un po' più pragmatico, se vogliamo, un po' più terra-terra, ma hanno ammazzato il figlio, allora noi li dobbiamo menare, cioè, ma non c'ha anche senso, no? Dalla chat già si stanno scatenando, perché allora c'è chi dice almeno Riccardo ha la scusante che lo doppia, ma io sono team green per sempre, ma poi davvero team green a vita, già sono tutti impazziti, incredibile, non me lo sarei mai aspettato neanche io, questa veramente non me l'aspettavo.
Ma dai, c'è anche grande, ma scusate, perché poi c'è anche una grande difesa per Aegon, perché c'è chi dice che Aegon nel secondo episodio mi ha fatto molto tenerezza, quindi aspettate, devono uscire altre puntate. Sì, infatti, ragazzi, perché la mia preferita non è ancora uscita. Aspettate, poi ci rivediamo tra 2-3 settimane e ne riparliamo. Ora io non posso però, leggere i però per questi primi due episodi possiamo dire che è effettivamente vittima degli eventi degli altri, diciamo. Però inaspettato, sai, non inaspettato. Come? Sì, sì. Anche sì, io. Assolutamente, anche Giulia. Anche cioè. Tu? Ah sì, assolutamente, anche tu. Sì, sì, no, perché ora... ma siccome tu hai la reazione comunque positiva, diciamo, no? Cioè, invece sì, lui... Sì, però a lui è andata delusso. È vero. È vero. Quindi poverino, poverino, ma c'ha la corona in testa, il poverino. Sì, però la corona c'è sta seduto su quel trono scomodo, però... Però, sarebbe molto bello se a un certo punto della serie Rhaenyra dicesse e a lui è andata delusso però sarebbe proprio così e a lui però se posso gli è andata un po' delusso sarebbe molto molto bello sarebbe bellissimo ma chiedo a Sky scusa Federico, chiedo a Sky ufficialmente se possiamo fare questa cosa. Sara, possiamo fare che Giulia ridoppia una frase e dice è andata di lusso? Sì, assolutamente, perché parliamo di Giulia, cioè con la mano, capito? Con la mano a cucchiaia. Facciamo un ridoppiaggio di certe scene in romano. Esatto. Clip per i social subito. Adoro. Pronta subito proprio. Federico, al volo l'ultima perché dobbiamo farli andare. Assolutamente no, volevo dirgli, dopo l'esperienza in Asmin Hotel non credo succederà mai in House of the Dragon, però una scena musical. Cantiamo. Sareste pronti? Beh, allora, guarda che a parte tutti gli scherzi, in realtà per quanto mi riguarda io studio questo, cioè sempre, sempre musical, quindi sono sempre pronto. Io sempre non ce la vedo Rhaenyra a cantare a Qui-Gon, se posso. No. L'hanno fatto nelle migliori serie, po'... ragazzi, di avere la puntata musical e non possiamo farlo in House of the Dragon. Su, dai. Dai, famo sì, sta puntata fa... musical di House of the Dragon. Sarebbe pazzesca. Oddio, non lo so. Non lo so, non lo so. Ma poi, con che tipo di canzoni? Cioè, stiamo parlando di musical classico, tipo West Side Story, oppure partono a rappare tipo Hamilton... fanno l'hip hop, com'è? Cioè, io oppure con le musiche medievali, capito? Con i cantori. Bello. Le cascate là di... Vi ricordo... Arriva qualche bardo che inizia a cantare, a suonare, e da lì vanno all'infinito. Tipo Dungeons and Dragons, no? L'ultimo del fatto. L'anno degli amori, capito? No, se no Mario, mi ricordo un cast di Game of Thrones insieme ai Coldplay che cantava per la Red Cross inglese. Bellissimo, lì, se vi ricordate, si può fare, ragazzi. Si può fare? Beh, Sara, è tutto nelle tue mani. Volevi chiederci qualcosa, Sara, che prima avevi detto che avevi una domanda per noi? No, la mia domanda principalmente era questa, ma vi volevo dire che tra l'altro siete tremendi, anzi Riccardo è stato un po' più buono, Giulia sei stata tremenda, perché se vi faccio vedere le interviste che hanno fatto agli attori, loro hanno parteggiato per il loro opponente, siete stati tremendi. No. Ma allora, ma insomma... È andata così. Cioè, sono stati buoni? Ah, però una cosa, sono stati buonissimi loro. Comunque, no, ragazzi, no, noi ci facciamo la guerra. Una roba fondamentale. Io di base... Vi ricordo Giulia... che avete i draghi. Cosa? Vi ricordo che avete i draghi. Il mio è più grosso, peraltro. Sì, lo sapevo che l'avrebbe detto. Ricordo. Ecco, l'ha detto, La tua preferita! L'ha detto! Qui lo volevo. Comunque, cioè, io non... Veramente sono stati più buoni? È perché sì, perché io l'ho visto l'intervista, loro vabbè, erano tutti carini. Da contratto gli avranno pagati. Ma noi, io sono una rosicona di base, scambiamo. Ok? Io sono una rosicona di... Ma proprio Giulia, leva Rhaenyra. Io sono una rosicona di base, ok? Quindi se c'è una cosa che non riuscirò mai a fare è fingere questo buonissimo... Ma poi posso dire una cosa, quelli sono tutti inglesi, quelli sono tutti finti. Sì, noi siamo di Roma, siamo di Panza, sì, cioè noi siamo dei core. Cioè... Quindi Giulia, tutto libro nero, segni tutto. Il mio è più grosso. Il mio drago è più grosso. Il mio drago è più grosso. Sole de fuoco.
Queste sono le battute che Sara vorrei, queste battute in House of the Dragon, per favore. Giulia, Riccardo, facciamo una call col direttore, ci cioè facciamo inserire le battute che piacciono. Rifacciamole, vi prego. Rifacciamole, e una puntata la dobbiamo doppiare così. Vengo io a farvi da supervisore, garantisco io, facciamola. Mi prendo le responsabilità, così se succede qualcosa è colpa mia, così siamo tranquilli. Direzione pura di Mario Petillo. Esatto, dalla chat mi stanno rimproverando, mi dicono lasciateli a noi, non fateli andare mai, però secondo me devono iniziare ad andare via, forse. No, a me si sono dopo da un'idea di Stefano Accorsi, da un'idea di Mario Petillo, no? Abbiamo 4 minuti, dai. 40. Ah, 4 minuti ancora, possiamo spremerli per 4 minuti ancora. Mentre la chat continua a fantasticare con House of the Dragon ambientato a Roma, Riccardo non andartene, eccolo, proprio non, niente. Sì, comunque, guarda, io lo sapevo, dovevo venire da sola. Dovevo venire da sola. Per io l'avevo detto. Tutti quanto è buona. Te l'avevo detto, tu invece hai insistito, io ti ho pure detto non portarmi, Riccardo, non lo voglio. Sei Rhaenyra dentro. Sono buona, quindi... sono superiore a queste cose, dico vabbè. Posso ma dire quindi, che però, scusa, cioè, tu visto che tu sei rosicona, però non avresti fatto come se sono pronta, no, dico, non avresti fatto come Rhaenyra, che insomma, ci prova in tutti i modi a, come dire, non arrivare alla danza dei draghi. Per me Rhaenyra nella prima stagione è stato un dramma. Un dramma, cioè, sì, io sarei andata lì con altro che draghi. Basta. No, assolutamente no. Non posso dire niente. No, non diciamo di più. Ho solo detto fa di tutto per insomma. Questa non stagione mi sto divertendo di più. Ok. Sara, possiamo fare in modo che poi ci rivediamo tutti quanti qui quando è finita questa stagione? Ma magari possiamo dire tutto, perché l'ultimo episodio sarà il 5 agosto. Beh, immagino che però saremo tutti un po' in vacanza il 5 agosto. Quando quindi torniamo. Dobbiamo. Sarà un po' più difficile, ecco, però magari poi con calma riprendiamo l'argomento e vediamo come sono andate le cose e vediamo questa danza dei draghi, chi è che l'ha vinta, come è andata a finire la situazione, così siamo tranquilli, rilassati, anche abbronzati. Non ho capito. Bello, sarebbe carino. Sarebbe bello, facciamo il punto, come eravamo, come siamo. Punto, come eravamo, esatto, facciamo il punto, come eravamo. Io vi devo dire una cosa, dilla. Tranquilli, perché insomma... non è che so niente, però vi giuro che io mi fa troppo ridere, perché io ogni episodio, dato che non ho letto il libro, ogni episodio sto tipo Aegon sta buono, che devo ancora, cioè stanno altre stagioni, te prego, cioè fammi lavorare, non ho paura che t'ammazza, non morire. No, però questa è una cosa interessante, quando avete visto che il mondo di Martin già dal Trono di Spade, non sappiamo che nessuno è al sicuro mai, nel senso, cioè l'unica storia nella storia delle storie che non è mai sicuro. Quando avete accettato, cioè il vostro primo pensiero è stato tipo, però non è che mi tocca doppiare un episodio e dopo ciao, e guarda, grazie, una cosa, bello. Ho un racconto perfetto per questa domanda, ho un racconto meraviglioso, perché voi dovete sapere che nonostante nessuno lo sa, io ho doppiato un personaggio in Game of Thrones. Ero piccolo, c'avevo un'altra voce. Dire. Sì, lo posso dire. Lo recupereremo subito. Un personaggio piccolissimo. Per questo... Ma pure io. Personaggio minuscolo. Pure io l'ho fatto. Allora, mi danno un personaggio. Io ero un ragazzino, cioè avrò avuto 16 anni, insomma, a quei tempi, e quindi dico, oh, no, vabbè, greve, cioè, allora adesso faccio Game of Thrones, cioè ormai, quello era il momento del botto, poi, era il momento in cui non mi ricordo che stagione esattamente, ma era il momento in cui Game of Thrones allora ho detto, no, vabbè, adesso capirai, faccio sto personaggio, allora ho cominciato a doppiare sto personaggio, e vabbè, all'inizio parlava poco, così, poi a un certo punto, sto personaggio che fa, fine stagione, mi ammazza Jon Snow, allora dico, no, vabbè, cioè il mio personaggio ha ammazzato Jon Snow, allora è importantissimo, si chiamava Ollie, era sto ragazzino, allora dico, no, capirai, se questo è la fine stagione, allora prossima stagione proprio fuochi d'artificio, Riccardo, non lo dire mai a nessuno. Me lo ricordo il personaggio, allora, sì, e tra la quinta e la sesta. Io ho lo stesso aneddoto. Il direttore di questa di House of the Dragon e di Game of Thrones è Sandro Acerbo. Mm-hmm. Anche mi fermò per il corridoio
e mi avevano già dato il turno, mi avevano detto che mi davano un turno con Sandro. Io non sapevo niente. Mi ferma per il corridoio nella società, Giulia, ma tu lo sai che vieni a fare? Io ti ho dato un personaggio in Game of Thrones. Io. Era la serie, ormai era andata. Mia madre, oh, mi devi dire, non ti posso dire niente, mamma! Mamma, non c'è una cosa! In tutta così, oddio! Da! Praticamente, entro in sala, io non so se Sandro me l'abbia fatta apposta, non lo so, e io tutta contenta vado a fare un flashback di me che partorisco Jon Snow e muoio partorente. Io faccio la madre di Jon Snow in un flashback. Alla fine tutti con Jon Snow. Cioè, letteralmente nata e morta proprio. Cioè, e muoio partorente. Allora, perché ecco, questo mi disse Giulia. Guarda, il tuo personaggio svolta la serie. Cioè, tu dici una roba... È vero. Cioè, è vero, perché si scopre l'identità, sì, però... immaginati nella mia posizione che uno che ti dice tu c'hai questo personaggio, oh, guarda che è il fulcro di tutto, c'hai il sapere in mano, dici delle cose, guarda che... È un flashback di 20 righe in cui io... A parte che la metà delle righe erano io che urlavo perché partorivo. E certo. E partorivi male, come in tradizione di Game of Thrones. Hai tipo un piccolo dialogo con Ned. Hai un piccolo dialogo con Ned. Esatto. E muoio. Quindi, capito, noi traumatizzati. Cioè, muoio morta. Noi traumatizzati. E vi dirò di più. Io House of the Dragon non lo volevo fare. Cioè, non è che non lo volevo fare, perché il trailer era arrivato ad agosto. Ah sì, eravamo tutti in vacanza. Esatto, io ho detto, no Sandro, ma non mi va, ti prego, no. E un mio amico mi disse, Giulia, vai a fare, ho fatto no, poi va a finire che questo vacanze, fa, parto oriente, arrivo a turno e partorisco. Dico, Sandro, ma questa almeno sopravvive, sì, questa è la protagonista, ok. No, diciamo esatto, io uguale quando mi hanno chiamato invece per House of the Dragon, peraltro io all'inizio veramente non sapevo se era un personaggio importante, perché non lo avevano capito, poi chi aveva letto il libro in sala me l'ha spiegato e mi ha detto no, non ti preoccupare, è un personaggio che rimane, e quindi però io comunque ero traumatizzato, infatti dato che comunque cercano di non dirti le cose così non è che sai dove va a finire il tuo personaggio, io sto lì ogni volta faccio stai calmo, ti prego non ti mettere in situazioni pericolose perché io sono già traumatizzato, cioè. Ci sta, sarà dura, ma vedremo alla fine chi la spunterà in questa guerra. Io forse vi devo salutare, mi date ok, io vi terrei qui fino a domani. Ci vediamo alla fine di questa danza. Assolutamente sì, vediamo chi sopravvivrà. Ma domanda io a voi prima di salutarci. Team verde o team black? Green? Vedi che ci abbiamo pensato. Team black o team green? Black. Sara, io sono team black. Sì, siamo tutti black. Sbagli completamente. Però aspetta, vi dico questo, team black, però Alicent è quella che ha capito tutto dalla vita nella serie. Bravo, vi lascio così. Ragazzi, andate pure voi che qua continuiamo a litigare. Hai detto Sara, che hai detto? Andate, che io continuo a litigare con Federico adesso. Vabbè, ma tu ho detto team black, poi tutto il resto non è rilevante. Dice, è accessorio, non serve a niente. No. Sara non è convinta. No. Non ci siamo. Federico subito blacklistato da Sky per sempre, dopo questa dichiarazione. Subito, basta, adesso è finita. Addio. Vabbè, ha dato una risposta un po' democristiana, dai. Ma sì, dai, ci sta. Adesso lo riabilitiamo in qualche modo. Giulia, Riccardo, vi ringrazio tantissimo. Vi lascio andare ai vostri impegni per quest'altro evento. No, ma ci mancherebbe. Scusate. Vi dobbiamo condividere con gli altri. Quindi siete... Breve ma intenso. Direi assolutamente molto intenso. Io adesso capisco ancora di più perché sei rimasta traumatizzata da rientrare in scena partorendo. Perché memore dall'altro. Adesso si capiscono tante che cose. Ma pure per partorire figlio avevamo finito. Questo sempre per lo spin-off romano. Sì, esatto. Grazie mille ragazzi, davvero. Ancora grazie, ci rivediamo presto per vedere come è andata la danza dei draghi,
Quindi un saluto a Giulia Franceschetti e a Riccardo Suarez, vedremo, a grazie tutti. Mille ancora, ciao. Una buona serata ciao, a voi. Ciao. Noi restiamo qui con Sara e Federico perché abbiamo ancora tante cose da dirci. Allora, Sara, dopo questa lotta infinita, ora ci devi raccontare qualcosa lato Sky, perché abbiamo ancora 15 minuti da passare insieme, su House of the Dragon. Innanzitutto, come è andato questo evento al Castello Sforzesco che abbiamo visto a Milano? Quanto è durato? Perché ho visto persone che hanno fatto storie alle 4 del mattino. Quanto li avete tenuti lì, proprio segregati in questo Castello Sforzesco? E facciamo venire anche un po' l'acquolina in bocca ai nostri amici della chat, che così capiscono cosa si sono persi e la prossima volta vengono a Milano per vivere un evento del genere. Allora, è stato un evento pazzesco. Se vi ricordate, avevamo già fatto sempre un evento al Castello Sforzesco, ma anche a Torino, se ti ricordi, al Borgo medievale, per Game of Thrones, quindi memori di quell'esperienza che era stata fantastica. Siamo riusciti col Comune di Milano, con grande difficoltà, a riuscire ad ottenere tutti i permessi e quindi a fare questo gigantesco evento. Questa volta in più avevamo tutta una serie di giochi e di giostre, letteralmente delle giostre, con persone che si mettevano a cavalcioni e lottavano con i cuscini black versus green. Sono stati bellissimo. Ci sono stati un sacco di giochi divertentissimi, quindi avevamo già il castello pieno dal pomeriggio con persone che esploravano un po' le installazioni che abbiamo realizzato per loro e che si divertivano, effettivamente entravano già nel mondo di House of the Dragon ancora prima di godere della prima puntata. Sì, è stato un lunghissimo evento perché, come ti dicevo, abbiamo iniziato dal pomeriggio e siamo andati avanti con qualche timore, perché sai, quando organizzi un evento con la diretta delle 3 del mattino sei sempre un po' timoroso comunque che poi non ti restino tante persone, e invece è stato un successone. Tutti si sono accampati sui cuscinoni a guardare il primo episodio, hanno visto con noi un po' di contenuti speciali prima dell'inizio, e quindi niente, è stata veramente una serata magica, come sempre quando entri nel mondo di Game of Thrones e di House of the Dragon. E invece sulla messa in onda che cosa mi racconti? State facendo anche per questa seconda stagione la contemporaneità o state uscendo solo... Sì, ok. Quindi una questa grande formula... Novità. Non so se ti sei accorto. C'è una grande novità quest'anno, non so se ti sei accorto. Vai, diccela. Non andiamo più in inglese sottotitolato, ma lo studio, vabbè, anche con l'aiuto di HBO che è stata fortemente sensibilizzata su questo punto, perché è sempre un po' complesso, come puoi immaginare, spiegare ai paesi anglofoni che noi abbiamo comunque una tradizione di doppiaggio e che quindi ci vogliono comunque i tempi corretti per effettuare un buon doppiaggio di una serie. Quindi anche con il loro aiuto, anticipando delle consegne, dandoci possibilità di accedere ai materiali prima, ma soprattutto con il direttore e tutto lo studio, che sono stati veramente fantastici e prontissimi ad accogliere questa nuova sfida, noi adesso andiamo direttamente in italiano. Quindi non abbiamo quindi alle più 3 di notte. Non abbiamo più una settimana di scarto col doppiato, non abbiamo più la versione in inglese sottotitolata, ma andiamo dritti in italiano, ovviamente sempre con la possibilità, per chi se la vuole godere in inglese, di attivare il doppio audio e di guardarsela serenamente in inglese. Però abbiamo dato un servizio in più a chi invece aveva bisogno di vederla in italiano, perché ancora le generazioni, specialmente quelle dai nostri genitori, sono più sensibili su questo tema. Vai Federico. Tra l'altro lo state già facendo da un po', non è la prima serie con cui avete fatto la prima cosa. House of the Dragon è la prima, però abbiamo iniziato... Sì? Ah, mi sembrava di no. Ah, okay, la precedente era ancora in inglese. Per House of the Dragon è la prima volta, ma abbiamo iniziato, sì, hai ragione, lo stiamo facendo ormai da quasi un annetto. Lo abbiamo fatto, per esempio, per True Detective. Sono state... Due prime serie su cui abbiamo testato questa cosa. True Detective... E non mi ricordo più qual è stata l'altra, The Gilded Age. The Regime forse. Sono state le prime serie su cui abbiamo testato questa cosa,
ma sapevamo che il banco di prova era... È una grandissima cosa, è una grandissima cosa, secondo me, non lo dico perché, ma è la verità, perché la lamentela, no, che più spesso ormai si sente per come siamo abituati con le piattaforme, è la contemporaneità, tutti cercano quello, no, vuol dire, e quindi avere la contemporaneità anche doppiata, quando lo sappiamo che si può protestare quanto si vuole, ma siamo in un paese che è cresciuto col doppiaggio e quindi è abituato, la maggior parte degli spettatori alla fine a quello sono abituati, mi sembra giusto fornirgli quel servizio, visto che poi ripaga, ecco, immagino anche in termini di ascolti, insomma. No, diciamo anche in termini di gradimento, devo essere sincera, non tanto di ascolti. Ecco, anche in realtà non, cioè, ti dico, gli ascolti sono sempre andati molto bene perché è una serie amatissima e anche mio papà che non è abituato a guardarsi le serie sottotitolate non aspetta. House of the Dragon, quindi se l'è sempre guardata in inglese col è vero, questa cosa è vera, lamentandosi ogni tanto che parlano troppo veloce, sottotitolo non riesco a leggerlo, devo mettere la pausa, le sue solite lamentele, però lo faceva comunque. Abbiamo guadagnato più in, veramente in servizio in più che dai al cliente. No, poi c'è da tener conto che il fatto di avallare il doppiaggio italiano ci permette di avere anche professionisti come Giulia e Riccardo che hanno la possibilità poi di raccontare i personaggi in un modo diverso. Abbiamo comunque una certa audience, una community che si affeziona poi a quel doppiatore, quindi a volte magari segue il doppiatore anche in altre serie, anche se magari non è direttamente interessato a quella serie. Io non mi meraviglierei se venissimo a sapere che ci sono degli spettatori che hanno deciso di seguire House of the Dragon dopo aver visto Hazbin Hotel, che è stato effettivamente infatti un fenomeno incredibile, perché vi assicuro, al Casale Comics and Games di un mese fa, quando abbiamo dato il teatro, davvero l'hanno riempito in una maniera incredibile, e quindi è stato un fenomeno incredibile, e non faticherei a credere, se qualcuno dovesse mai dirmelo, che magari hanno iniziato a vedere House of the Dragon per seguire quelle voci, ed è un fenomeno che secondo me ci può anche stare. Alla fine il doppiatore, che adesso anche in alcuni casi diventa un talent, serve anche per arrivare a fare questo tipo di discorso, quindi ben venga, ecco, quindi dal punto di vista, Mario, del doppiaggio. Sai che io questa cosa l'ho fatta, hai raccontato un pezzetto anche della mia vita. Io ho seguito Flavio Aquilone, cioè è uno dei miei doppiatori preferiti, mi è capitato dopo lui doppiò Finn in Glee, di seguirlo poi nei lavori successivi che fece, perché mi piaceva tantissimo lui e la sua. Beh, caspita, lui tra l'altro ha fatto veramente dei personaggi incredibili, perché ha iniziato facendo un semplice Draco Malfoy in Harry Potter, per poi arrivare a fare Light in Death Note, ha fatto anche il protagonista di You, che non mi ricordo mai il nome, perché poi lui poi cambia nome ogni stagione. Vabbè. Ma lui ha doppiato un Anthony Yelchin, che era uno dei miei attori preferiti, meraviglioso, veramente. Vero. Adesso anche in The Boys, insomma, si fa sentire per il ruolo di Yui, quindi no, davvero lui bravissimo, davvero. Federico, invece a te, da conoscitore del mondo di Martin, voglio chiedere, sempre senza fare gli spoiler, perché ricordiamo a chi ci sta seguendo che noi abbiamo avuto la possibilità di vedere i primi 4 episodi, però in realtà su Sky sono disponibili i primi 2, Un figlio per un figlio e Rhaenyra la crudele, quindi usciti il 17 e il 24, il terzo uscirà il 1 luglio. Come ti sta sembrando dal punto di vista di fedeltà a quello che era lo scritto di Martin, il libro di Martin, anche in riferimento ad alcune scene, perché ad esempio possiamo dirlo, ma quello che è l'intervento di sangue e formaggio nel libro era un po' più drastico, no? Era un po' più duro, qui l'hanno un po' edulcorato, ma ci può anche stare. Io ero abbastanza in hype per vedere come l'avrebbero reso, ho apprezzato comunque la resa, però ecco, forse da quel punto di vista si potrebbe fare di più. Dammi la tua opinione al riguardo. Ma io trovo invece che io ho apprezzato invece questo edulcoramento, come lo vogliamo chiamare, insomma, ho apprezzato anche i cambi che sono stati fatti, cioè penso che siano stati fatti con un senso, criterio. Voglio dire, con la testa, vedo
vedo che nonostante Martin ci sia rimasto Ryan Condal, no, come showrunner in questa seconda stagione, quindi Martin c'è sempre perché c'è sempre dietro tutti noi, però ha lasciato le redini dirette, però è come se non l'avesse mai fatto. In realtà ci si vede che c'è stato un passaggio naturale, ecco, un'evoluzione naturale rispetto alla prima stagione, quindi continuo a vedere cose che Martin avrebbe scritto anche se non le ha scritte originariamente così, ecco, in parte. Sinceramente non trovo che sia un po' fissarsi su dei dettagli che poi, a parte la trama, ma i risvolti importanti della trama non te la cambiano sostanzialmente, secondo me almeno. Poi magari dirò un'eresia, però i puristi sicuramente non saranno d'accordo, però abbiamo aspettato 2 anni, ma godetevi la nostra stagione, santa pazienza. Scusate se dico queste cose, però io dopo un po' mi scoccio a leggere. Ho letto un sacco di commenti in queste settimane che ho detto: io capisco tutto, ma veramente vi fissate proprio sul pelo nell'uovo, cioè, ma un po' te, no? Perché se avessero stravolto veramente le cose, Noi martinisti non siamo come i tolkieniani. Esatto, cioè, capito, insomma, ma facciamoci però scusatemi, io spezzo una lancia perché io da tolkieniano vi posso dire una roba: a me Rings of Power è piaciuta tantissimo. Vabbè, ma quello ci sta ad un altro discorso, però era per dire che questo fissarsi così tanto, no, che infatti io sono d'accordo ad un altro, bisogna avere le cose one on one, ma perché sono d'accordo, dove sta scritto, sono d'accordo. Perché sarebbe impossibile. Sai qual è il problema, Federico? È che la gente, ma soprattutto gli amanti dell'opera originale, dei libri, si dimenticano una cosa fondamentale. Vabbè, mi rendo conto che per me addetti ai lavori viene naturale, però sono dei media differenti. È un medium differente, quindi. E in quanto tale non potrà mai essere come il libro, non potrai mai avere tutto quello che ti aspetti di ricevere, proprio perché l'adattamento televisivo è un'altra cosa, è un'arte, è complesso. È un adattamento, se, lo dice la parola. Prendevamo il libro, lo recitavamo tutti insieme. È una roba che ogni volta ci sbattiamo la testa su questa cosa. E posso aggiungere una cosa su questo? Secondo me, poi, questi che si lamentano di queste cose, sono gli stessi che dopo la prima stagione, in cui molti salti temporali, perché guardate che rispetto al Trono di Spade, rispetto ai libri, sono stati tolti molti meno personaggi rispetto alla saga originaria, e solo nella prima stagione noi abbiamo un sacco di gente, voglio dire, con nomi molto simili, primo, secondo e terzo, che lo sappiamo è una delle cose che almeno a me piace di Martin, che anche mentre leggo non capisco chi è quello e devo un attimo, 2 pagine indietro, devo un attimo, ma chi è questo che sta facendo? Però ecco, sono gli stessi che si lamentavano che però troppi salti temporali, troppi, e per quello, no, Ryan Condal e George Martin hanno detto: con la seconda stagione ne faremo di meno, cercheremo di ampliare. Vedo che Mario tutto il tempo scosta la testa anche prima, però secondo me, in parte, non dico che tutti siano gli stessi, sono gli stessi che prima si lamentano che li hanno troppo confusi e poi però non va bene, non abbiamo avuto la scena one on one, non lo so, io sarò... No, io, Federico, di base io sono contrario ai one on one, te lo dico con sincerità, anche perché io sono assolutamente del parere che sono dei medium diversi e quindi devono essere trattati in maniera diversa. Io sono anche un sostenitore della Sirenetta live action per come l'hanno reinterpretato, quindi assolutamente io sono sempre estremamente aperto a tutto e vi ripeto, Rings of Power, che è stato criticato, distrutto da chiunque perché c'era l'elfo nero, le cose là, a me non me ne frega niente, io non vedrò l'ora di vedere, mi spiace Sara che è Amazon, no, te lo sto dicendo così, ma infatti, tanto, la Valtiveria, ma contemporanea, no, quindi non, infatti, quindi non me ne frega niente, ma io non vedo l'ora di vedere Tom Bombadil e che cosa hanno combinato, perché così, finalmente potrò avere Tom Bombadil. Finalmente avrò un Tom Bombadil visibile a schermo, maledizione.
Ma tu, Mario, sei quindi tra quelli che quando uscirono i film ti lamentasti che non c'era Tom Bombadil? No, però mi era dispiaciuto. Però tieni presente, Sara, che io ero molto molto piccolo quando uscirono i film, quindi lo stavo leggendo in quel periodo lì, quindi non avevo la capacità critica. Quanti anni avevo? Non lo so, vogliamo andare a vedere? Vogliamo fare il gioco di che anno sei? Facciamo il gioco di quando è uscito La Compagnia dell'Anello e vediamo subito. C'avevo 11 anni, ragazzi, dai. Io ero il superiore. Il pischelletto. Ero le superiori e io l'ho letto, vabbè, l'avevo letto forse tra la quinta elementare e la prima media. Il Signore degli Anelli. Io alle scuole medie, sì. Molto affezionata a Tom Bombadil, quindi capisco la tua delusione, la condivido, però al tempo stesso non ero tra quelli che dicevano no, le forche, tiriamo fuori le forche per Tom Bombadil. Guardate, ho un aneddoto su Tom Bombadil e poi su questa chiudiamo perché siamo fuori tema e siamo anche arrivati all'ora di diretta. Quando uscì L'Ombra della Guerra, che era un videogioco di Warner Bros. Sul Signore degli Anelli, a scrivere quella storia, il primo però, che forse non era L'Ombra della Guerra ma era L'Ombra di Mordor, a scrivere la storia di Celebrimbor, perché poi era una riscrittura ma originale di Celebrimbor che tornava dalla morte e sotto forma di spirito si impossessava di questo Ramingo Talion, che era un personaggio originale, e cercava di vendicarsi di quello che gli era stato fatto da Sauron. A scrivere tutta questa storia per L'Ombra di Mordor fu Christian Cantamessa, che è un autore italiano che adesso in America è ultra noto per aver fatto delle robe pazzesche in ambito videoludico. Io inseguii Cantamessa nel tentativo di potergli fare un'intervista e Warner alla fine me la consentì. Parliamo del 2017 probabilmente, quindi un po' di anni fa. E preparai queste domande a Cantamessa, tra cui c'era questa domanda: sei stato in grado di, non me la posso dimenticare, sei stato in grado di costruire questo universo questo segmento originale della storia di Tolkien? Che cosa sta mancando per riuscire a raccontarci in un modo bello completo, concreto e affascinante la storia di Tom Bombadil? Era una domanda su sei. Mi risposero dicendo: c'è una domanda che non è adeguata all'intervista, quindi l'intervista non può essere fatta. No. Io non ho mai capito quale fosse il grande problema di Tom Bombadil, però vi giuro che farmi saltare, io lì dissi: va bene, se non posso avere la risposta a questa domanda su Tom Bombadil, io alzo le mani e non la voglio questa intervista. Non ho mai capito perché Tom Bombadil dovesse stare in questo mistico universo del silenzio, in questa campana di vetro inavvicinabile, quindi per me adesso sapere che Tom Bombadil sarà in Rings of Power è la più grande conquista dell'universo. Vedi, cioè la rivincita. La rivincita dei tolkieniani. Ma prima o poi a Christian Cantamessa questa cosa la chiederò, dirò: ma perché? Ma sono cose sempre molto strane e particolari. In ogni caso, non c'entrava niente con House of the Dragon, però abbiamo raccontato questo aneddoto che fa sempre colore e sempre di robe nerd si tratta. Io vi ringrazio tantissimo perché è vero che abbiamo lasciato il palcoscenico alle due star, ma comunque abbiamo contribuito, ci siamo divertiti, abbiamo visto la danza dei draghi dal vivo, anche se dietro uno schermo, però è come se l'avessimo vissuta per qualche minuto insieme. Abbiamo una promessa di ripetere tutto quando sarà finita la stagione, che non faremo subito il 5 di agosto, ma magari ci diamo appuntamento per fine agosto, quando siamo tutti calmi e tranquilli, siamo pronti a ripartire con la nuova stagione di tutto quello che ci aspetta e ci domanderemo se siamo soddisfatti di quello che è successo. Possiamo anticipare che forse uno dei due ospiti che avevamo stasera non sarà contentissimo, ma chi può dirlo? Non lo so. Chi lo sa? Nessuno è al sicuro. Solo Martin lo sa. Esatto. Quell'ospite potrebbe essere Federico. Federico potrebbe non essere più al sicuro. Non lo so. Va bene, quindi chissà, lo scopriremo. Grazie mille e io ne approfitto per ricordare a chi ci ha seguito che Pop Talk dalla prossima settimana entra non in pausa, volevate la pausa ma niente pausa, entra in programmazione estiva, quindi le puntate saranno ogni due settimane, non più ogni settimana,
quindi ci sarà una settimana no e una settimana sì. Ma voi potrete comunque recuperare sempre tutto su Spotify ogni volta che uscirà un nuovo episodio, su YouTube in differita e seguendo i reel sia della pagina di Tiscali Game Surf che eventualmente il mio con tutte le pillole, così siete tranquilli, non vi dovete stare lì a cervellare, a segnarvi l'appuntamento in agenda, così quando esce una puntata di Pop Talk lo sapete. Grazie mille, l'appuntamento è tra due settimane, sempre giovedì dalle 21 alle 22. Grazie Sara, grazie Federico, una buona serata a tutti. Grazie, ciao.